passiamo dai mari al cielo, alle stelle. Prima lo abbiamo anticipato che ci saremmo andati nello spazio, però per farlo io ho bisogno di un aiuto autorevole, gli unici che possono farlo in questo momento, e quindi invito qui con noi Lucio Angelo Antonelli, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma, e Paola Santini dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Benvenuti. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Vi ho visto attentissimi durante... sì, è lì, lo prendiamo subito. Vi abbiamo visti attentissimi durante questo pomeriggio. Guardavo i vostri volti particolarmente concentrati, quindi chissà quante idee hanno colpito anche la vostra immaginazione. Sicuramente non si può parlare di spazio senza parlare della strumentazione che abbiamo. È un periodo bello per lo spazio. Che cosa c'è però? Abbiamo un nuovo inquilino, ma parliamo della strumentazione attualmente in dotazione, e abbiamo uno spoiler. Sì, allora noi siamo ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è quello che fa l'astrofisica, raccoglie la ricerca astrofisica in Italia, insieme ai colleghi dell'università ovviamente. E noi osserviamo il cosmo con tutti gli strumenti possibili per approfondire questa conoscenza. Ovviamente il XXI secolo ci ha portato, è l'era dei grandi osservatori, dei grandissimi osservatori, osservatori dallo spazio, osservatori da terra. Il primo grande osservatorio è quello di cui parliamo oggi, appunto il JWST, il James Webb Space Telescope, che rimpiazza l'Hubble Space Telescope. Nei prossimi anni però vedremo osservatori molto grandi da terra, l'Extreme Large Telescope, un telescopio da 40 metri in Cile, e SKA, Square Kilometer Array, un grandissimo radiotelescopio che verrà distribuito fra il Sudafrica e l'Australia, al Cherenkov Telescope Array in Cile e alle Canarie. Quindi stiamo veramente entrando in quello che è il futuro dell'astronomia, una nuova era. Però intanto il primo già è partito e sta iniziando a raccogliere i dati, e qui abbiamo appunto una ricercatrice dell'Osservatorio di Roma, che è una delle poche fortunate al mondo ad aver visto i primissimi dati del James Webb Telescope. Quindi lascio la parola a Paola. Assolutamente. Quali sono le caratteristiche di Webb? Allora, come tutte le missioni spaziali, il design del telescopio è guidato dall'obiettivo scientifico che c'è dietro. L'obiettivo primario di James Webb è quello di riuscire a vedere la luce delle prime stelle, delle prime galassie che si sono formate nell'universo. Queste sorgenti emettono un segnale molto debole, perché sono molto distanti da noi, e emettono un segnale nell'infrarosso. Quindi ci serve un telescopio infrarosso e capace di raccogliere la luce in maniera molto efficace. Per raccogliere la luce in maniera efficace vogliamo uno specchio molto grande, una superficie di raccolta molto grande. Quindi James Webb è il più grande telescopio che abbiamo mai mandato in orbita. È caratterizzato da questo specchio di 6,5 metri, uno specchio che, come vedete nell'immagine, è ricoperto d'oro, perché l'oro è il materiale migliore per riflettere la radiazione infrarossa. E siccome vogliamo osservare nell'infrarosso, non possiamo stare sulla Terra, dobbiamo andare nello spazio, si osserva molto meglio l'infrarosso nello spazio, e dobbiamo anche mantenere il telescopio freddo, lo dobbiamo proteggere dal calore del Sole. E infatti James Webb è provvisto, vedete nell'immagine, di questi grossi schermi che lo proteggono appunto dall'irraggiamento solare. Sono, quando dico grossi, intendo delle dimensioni di un campo da tennis all'incirca. Quindi abbiamo mandato nello spazio un telescopio di 6,5 metri sopra una struttura che è grossa quanto un campo da tennis, e l'unica maniera per farlo era quella di progettare un telescopio che fosse ripiegabile su se stesso. E questa è, diciamo, l'unicità di James Webb. Vedete, il telescopio, lo specchio è fatto di diversi segmenti in modo da potersi piegare ed entrare nel lanciatore, e poi una volta in orbita il telescopio si è aperto. Adesso dovrebbe partire un... Dovrebbe partire un video, non so se la regia lo vuole far partire, che mostra come il complesso, diciamo,
tutta una serie di complesse operazioni che il telescopio ha compiuto in orbita per dispiegarsi. Questa è l'unicità di James Webb. Abbiamo visto, si è aperta come un origami. Esatto. Sì, in effetti ricordava esattamente quello, un origami, uno splendido origami. Va bene, pure senza... Arriverà. Abbiamo fiducia. A proposito di fiducia, la comunità scientifica davanti a tutto questo, come ha reagito? C'era un'enorme attesa, gioia, perché immagino. Gioia, enorme gioia, ma James Webb è un telescopio il cui lancio è stato rimandato per tanti anni e anche una volta partito, è stato lanciato il giorno di Natale dello scorso anno e poi ci sono voluti altri 6 mesi prima che arrivassero le prime osservazioni, quindi potete immaginare che attesa e che aspettativa ci fosse intorno ai dati. Questo magari lo rimostro dopo, adesso vado avanti, giusto per farvi vedere, io penso che le facce parlino da sole, questi siamo il nostro gruppo di ricerca, l'Osservatorio Astronomico di Roma, quando abbiamo visto le prime immagini di James Webb, cioè, ovviamente l'abbiamo voluto fare insieme, è stato un momento storico ed eravamo anche virtualmente collegati con i nostri colleghi dall'altra parte del mondo e diciamo le immagini di James Webb si sono rivelate subito anche l'immagine grezza del telescopio, che generalmente non è così bella, non è quella che si utilizza per fare scienza, ma subito è apparsa l'alta qualità, l'eccezionalità di queste immagini, sì. Vorrei far notare le facce entusiaste, sì. e le bottiglie sono ancora vuote. No, quelle sono ancora state aperte, sono ancora chiuse. Erano ancora sobri. Quindi. Ho evitato di mettere la foto con le bottiglie. Ma invece, guarda, è giusto, perché voglio dire, uno festeggerà una cosa del genere, no? Dai, su. Diciamo che è stato un pomeriggio molto felice, a cui però sono seguite giornate di lavoro durissimo, perché questi dati la NASA li ha rilasciati non solamente a noi, li avevamo chiesti in particolare questi dati che guardavamo, ma a tutta la comunità scientifica, e la competizione era veramente feroce. E tutti volevamo arrivare per primi a tirar fuori un risultato scientifico, quindi sono seguiti giorni di lavoro, direttore lo sa, eravamo sempre in osservatorio, quasi, non dico giorno e notte, ma poco ci mancava, e il risultato è stato l'aver, diciamo, abbiamo prodotto questa immagine su cui poi abbiamo fatto la nostra scienza. Questa, adesso dallo schermo ovviamente i dettagli non si apprezzano, però tanto per darvi un'idea, è un puntino in cielo, questo in cielo è una capocchia di spillo, veramente una porzione piccolissima in cui siamo riusciti a vedere migliaia, 5.000, 6.000 galassie, e le più deboli di queste hanno... La loro luce è miliardi di volte più debole di quella che potremmo vedere con gli occhi. Quindi è veramente un telescopio potente, ed è così debole perché questa luce viaggia per miliardi di anni prima di arrivare sullo specchio di Webb. Quindi ci riporta un'immagine di come il nostro universo era miliardi di anni fa. Bellissimo. E vogliamo andare alla dispiegamento del James Webb. Adesso appena lo vediamo... ne parliamo, così ci spieghi esatto l'apertura com'è andata, perché immagino che debba fare delle operazioni complessissime. Centinaia di operazioni, sì. No, il video continua a non partire. Diciamo, in genere per le missioni spaziali il momento più critico è il lancio. Una volta che il lancio va bene, gli ingegneri tirano un sospiro di sollievo. Per Webb non era il lancio, il momento più critico è stato questa apertura. Doveva fare tutta una serie, adesso vedrete, di operazioni che, se qualcosa non fosse andato liscio, ormai Webb era in viaggio verso la sua destinazione, 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, quindi doveva andare tutto bene. E come vedete prima si è aperto il pannello solare, ovviamente per dare energia al telescopio, sotto si è aperta l'antenna di comunicazione con la Terra, e qui si sta aprendo la struttura che sostiene lo schermo solare. Si tratta di 5 strati di un materiale sottilissimo, lo spessore di questi strati è un centesimo dello spessore di un capello, tanto per capirci, sono grossi quanto un campo da tennis. E una volta aperti, adesso si vedrà, permettono di abbattere la temperatura di 300 gradi all'incirca. Webb ha un lato freddo, quello sotto dove c'è l'elettronica, i pannelli solari che guarda verso il sole, e poi un lato freddo dove sono gli specchi, gli strumenti, che appunto è protetto ed è a meno 230 gradi, qualcosa del genere. Sono 5 strati, come vedete.
ognuno abbatte un pochino la temperatura e come ultima cosa si apre lo specchio secondario e poi le due ali dello specchio primario. E tutto questo è durato 2 settimane, quindi cioè, le prime 2 settimane sono state... Da fermare parecchio qui, sì. Non si è potuto tirare un sospiro di sollievo fino... 2 settimane è davvero tanto. Poi è chiaro che la gioia è commisurata, mi sembra il minimo. Sì. L'emozione è stata tanta. Qui stiamo vedendo quindi, no, questo è come se finito, appunto sì, in orbita, e eccolo qui, bello. Però qua abbiamo un'altra novità, se non sbaglio, nel 2027 che cosa succede? Sì, nel 2027 ospiteremo, puoi anche mandare... No, possiamo, lo prendo io, lo prendo. Tanto è una slide sola. Nel 2027 ospiteremo qui a Roma l'Assemblea Generale dell'International Astronomical Union, che è l'organismo mondiale che raccoglie tutti gli astronomi. Quello, per capirsi, durante questo tipo di assemblee è stato quando è stato deciso che Plutone non era più un pianeta, ma è stato declassato a pianeta nano. Quindi, oppure adesso si decidono i nomi dei nuovi pianeti che troviamo in orbita intorno ad altre stelle. Quindi questo, cioè, no, non si fa solo questo, chiaramente. No, era giusto qualche esempio. Era giusto per fare un esempio, per dire l'impatto che ha questo tipo di evento. Ci aspettiamo appunto la visita qui a Roma di oltre 4.000 scienziati, 4.000 astrofisici che verranno. Abbiamo vinto una competizione con altri paesi che volevano ospitare questo evento. Noi siamo particolarmente fieri perché l'Italia aveva ospitato la primissima assemblea nel 1922, perché l'International Astronomical Union nasce nel 1919 proprio per riallacciare i rapporti nella comunità scientifica, nella comunità astronomica dopo la Prima Guerra Mondiale. E poi abbiamo avuto un'altra assemblea nel 1952, quindi dopo 70 anni ci stava e siamo il primo paese che ospita questo tipo di evento per ben tre volte, quindi anche di questo siamo estremamente orgogliosi. Durante questo, appunto, questa conferenza che dura 2 settimane, si trattano un po' tutti quelli che sono il top dell'astrofisica del momento, e sicuramente ci sarà James Webb che farà la parte del leone, perché appunto fra 5 anni avremo già adesso abbiamo dei risultati bellissimi, ne avremo sicuramente altri, ma ci saranno già in linea i dati di altri esperimenti importanti, di altri osservatori importanti. Grazie mille allora per aver portato questa testimonianza di gioia. Abbiamo visto anche una comunità scientifica gioire, che è sempre una bella immagine. Grazie mille. Grazie a Paola Santini a e Lucio Angelo Antonelli.